qui Deborah Opicelli e ti do il benvenuto, benvenuta a questo nuovo video. Questo video è un po' improvvisato e mi sta venendo a flusso essendo in questo meraviglioso posto. Ti faccio vedere un pochino dove sono. E qui sono venuta a meditare oggi e voglio parlarti appunto di meditazione, perché spesso mi viene chiesto come meditare, oppure alcune persone che seguo in coaching mi dicono: Deborah, riesco a meditare solo con le meditazioni guidate, oppure non riesco a stare fermo mentre medito, oppure la mia mente mi distrae, inizio a pensare a cosa devo fare dopo, a cosa ho fatto prima o ai miei problemi e così via. Come devo fare? Quello che ti posso dire è quello che dice Osho spesso nei suoi libri, cioè il trova la tua meditazione. Non esiste soltanto la meditazione statica ad occhi chiusi in posizione meditativa. Puoi trovare il tuo modo di meditare e tutto è meditazione nel momento in cui tu sei in uno stato di presenza, nel momento in cui tu sei nel qui e ora. Potresti meditare camminando, facendo una passeggiata, potresti meditare andando a correre, stando comunque in uno stato di presenza, potresti meditare guardando appunto questo panorama meraviglioso ad occhi aperti e osservare ogni minimo dettaglio di questo panorama, e questa è una meditazione. Potresti meditare nuotando in questo mare o in un altro mare, potresti meditare facendo qualunque cosa possa essere del tuo quotidiano, stando in uno stato di presenza. Inizialmente, essendo che appunto soprattutto in Occidente non siamo capaci a meditare, perché purtroppo nessuno ce lo insegna quando siamo piccoli, allora all'inizio, quando iniziamo a connetterci, a ricordare o a imparare la meditazione, iniziamo a metterci quei 10-15 minuti, un'ora in meditazione, posizione meditativa, oppure con una meditazione guidata e così via, ed è perfetto all'inizio. Lo step successivo è il far sì che la tua vita diventi una meditazione. Quindi il meditare mentre mangi, essere presente in uno stato di consapevolezza mentre lo fai, e di conseguenza tenderai inevitabilmente anche a mangiare meglio. Il meditare mentre appunto cammini, ti muovi, corri, giochi, fai l'amore. Se tu riesci a fare tutto in uno stato meditativo, quindi in uno stato di presenza, questo ti permetterà di vivere consapevolmente a pieno il tuo momento presente e di stare in quello stato di estasi e di benessere, che è quello che porta la meditazione, la serenità e la pace interiore. Se non lo sapessi, tra l'altro, ci sono molte meditazioni dinamiche. Ad esempio, la meditazione dinamica di Osho, ho fatto qualche webinar sull'argomento, è una meditazione dove tu attraverso differenti fasi sei in movimento, a parte in una fase, eppure vai davvero in profondità e vai davvero a lasciare andare dei blocchi emotivi, stando in uno stato di presenza costante, perché quando siamo in movimento, soprattutto quando dobbiamo ripetere determinati movimenti, la nostra mente è attenta a quel momento e di conseguenza resti di più in uno stato di presenza. Quindi se sei una persona molto dinamica, ad esempio, ti consiglio di più una meditazione dinamica piuttosto che una meditazione statica. Quello sarà poi una tua scelta. L'importante è che tu inizi a provare modi diversi per meditare. Se hai bisogno di qualche consiglio, lasciami un messaggio, scrivimi sotto un commento e ti aiuterò a capire qual è il modo migliore per te. E nel momento in cui troverai il modo migliore per te, segui quello e segui il tuo flusso. Ti lascio, ti faccio vedere ancora un attimo questo meraviglioso panorama. E ci vediamo al prossimo video. Per il momento è tutto. Tanta luce illumina il mondo. Ciao!